è stato il bomber per eccellenza, per definizione. Finta di Ancelotti su Manfredonia, cross, Pruzzo e la Roma raddoppia. È stato colui che ha rappresentato per i tifosi romanisti l'essenza più importante del gioco del calcio, il gol. Centravanti dotato di un'ottima tecnica e di un grande colpo di testa, Roberto Pruzzo è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici della storia romanista. Tre volte capocannoniere della massima divisione all'ombra del Colosseo, Pruzzo ha vestito per un decennio la maglia della Roma, contribuendo con le sue 106 reti in campionato e 138 totali alla nascita e allo sviluppo di quella squadra che negli anni 80 ha incantato l'Italia. Quando siamo arrivati qua io nel 79, era una grande società, ma non era di sicuro una grande squadra. Abbiamo contribuito, secondo me, in questi anni a farla diventare grande. Malgrado le sue prodezze e i suoi tantissimi gol, il bomber, schivo ed introverso per natura, tuttavia non è mai stato un divo. Un brontolone, diciamo. Si lamentava spesso la preparazione, però in campo era un grande attaccante, in quel periodo forse era il migliore che c'era. Era un po' particolare caratterialmente Roberto, però penso che è stato uno dei compagni più buoni, più generosi, più educati con cui abbia mai giocato in coppia. Pruzzo era sempre un continuo lamentarsi se non gli andava bene niente. Però credo che Viola con Pruzzo ebbe un ottimo rapporto. Faceva vedere che Viola nei confronti di alcuni giocatori aveva un occhio di riguardo. Classe 1955, Roberto Pruzzo si rivela al mondo del calcio con la maglia rosso-blu del Genoa, squadra con la quale esordisce in Serie A nella stagione 73-74, a soli 18 anni. Poi, nel 1978, approda a Roma. Pruzzo continuava a segnare gol. Cioè era uno che evidentemente il gol ce l'aveva nell'anima, nel cuore. E allora pensai che Pruzzo sarebbe stato molto utile a Roma. Alla sua prima stagione da romanista, Pruzzo incontra delle difficoltà, derivanti soprattutto da un campionato difficile, che vede la Roma lottare per non retrocedere. L'anno in cui Pruzzo venne alla Roma doveva essere l'anno di un rilancio, invece quell'anno lì ci salvammo vincendo a Milano contro l'Inter. Alla fine di quella stagione Pruzzo segna 9 reti, tutte fondamentali per la salvezza dei giallorossi. Ma il gol più importante lo realizza nel match casalingo contro l'Atalanta, un gol che di fatto salva la Roma. Nella stagione successiva le cose cambiano radicalmente. Viola diventa il presidente della Roma, Lidl torna sulla panchina giallorossa e Pruzzo ritrova come compagno di squadra Bruno Conti, con il quale aveva composto una fantastica coppia a Genova qualche stagione prima. Pruzzo, il famoso brontolone, come lo chiamavano, è stata un po' anche la mia carriera, come lo sono stato per lui, perché al di là della stima, del rapporto di amicizia che c'è con lui, è stato un compagno ideale sotto i punti di vista, perché al di là del discorso tecnico di lavoro in campo è un grandissimo amico. La Roma 79-80 rappresenta il primo passo della società giallorossa verso il gota del calcio italiano. Pruzzo si rivela come il giusto terminale della ragnatela di Lidolm e in quella stagione segna 12 reti in campionato e 6 in Coppa Italia, manifestazione quest'ultima che la Roma si aggiudica battendo nella finale dell'Olimpico il Torino ai calci di rigore. Sì, devo dire che quella finale comunque segna un po' la crescita della Roma, perché io arrivato l'anno prima avevamo fatto fatica a salvarci, per cui per noi arrivare in finale poi davanti al pubblico nostro, tra l'altro credo che fosse è l'ultima occasione in cui si disputava la finale in partita unica a Roma, e era per noi una grandissima soddisfazione. Nella stagione successiva la Roma è la rivale numero uno della Juventus per la conquista del titolo. Un'investitura che la compagine giallorossa si guadagna alla sesta di campionato, quando ottiene una splendida vittoria al Meazza contro i campioni d'Italia in carica, l'Inter.
In quel match Pruzzo mette a segno una straordinaria tripletta. Alla fine di quella stagione saranno 18 le prodezze del bomber, un bottino che gli vale il primo posto tra i cannonieri. Pruzzo si ripete anche l'anno successivo con 15 reti. È per la seconda volta consecutiva sul gradino più alto della classifica dei cannonieri.